stile, sostenibilità e tecnologia di nuova generazione. Sono le tre parole chiave che meglio rappresentano il nuovo SUV di Honda. Maria Scaramuzzi, in qualità di rappresentante della Infor 2000. Maria, come hai deciso di partecipare a questo evento? Per quale motivo? Buonasera a tutti innanzitutto. Perché abbiamo partecipato? Ecco, perché le parole che hai appena detto, secondo me, stile, tecnologia, innovazione, si sposano perfettamente con quello che è il nostro stile, con quella che è la nostra mission aziendale, con quello che è il nostro lavoro di tutti i giorni. Noi lavoriamo in un altro settore, noi siamo degli informatici, lavoriamo con le aziende, proponiamo delle soluzioni, però ecco, cerchiamo di farlo assolutamente attraverso questo paradigma che tu hai raccontato così bene. Sicuramente promuoviamo l'innovazione all'interno dell'azienda, facciamo in modo che questa innovazione sia accurata, sostenibile e che sia realmente poi percepita all'interno delle aziende stesse, nei processi, dal personale che nelle aziende lavorano tutti i giorni. E quindi questa comunanza di valori, un po', come dire, anche un po' strana se consideriamo i due settori, diciamo, di appartenenza, mi è piaciuta, insomma, portarla avanti. E eleganza, ecco, vorrei anche pensare che un valore come l'eleganza ci appartenga, anche se facciamo un lavoro un po' freddo, che magari risente poco di questo termine. Assolutamente sì, quindi la comunanza di valori, direi di sì. Grazie mille Maria e buon proseguimento di evento. Grazie a te cara e alla prossima. Ciao. Testimonial d'eccezione di questa anteprima nazionale, Ivan Pezzolla, direttore dell'Autodromo del Levante ed esperto driver pugliese. Ivan, partiamo dalla tua passione per le quattro ruote e per tutto quello che riguarda il mondo automotive. Cosa pensi di quest'auto? Ciao a tutti, intanto mi presento, sono Ivan Pezzolla, istruttore federale, collaudatore e pilota professionista. La mia passione nasce all'età di 3 anni con mio padre e mio nonno. Iniziò tutto su un go-kart sul piazzale di casa, facendo slalom tra i birilli nel piazzale di casa, quindi una passione ormai che c'è da tanto tempo. Il mio percorso si è evoluto tanto nel corso degli anni. Ho gareggiato a tante manifestazioni, tante gare in kart, vetture prototipo, vetture turismo e nel 2014 ho vinto il campionato italiano velocità montagna nella categoria Racing Start e assoluto Under 25. Ho fatto della mia passione fortunatamente una professione. Oggi sono un collaudatore di Supercar, gestisco con la mia società Safe Emotion l'autodromo del Levante, struttura di riferimento del motorsport al sud. Oggi sono testimone qui di una partnership importante, una collaborazione proficua con Autotrend che ormai va avanti da 3 anni. Devo un ringraziamento importante ad Autotrend ed in particolare alla figura del dottor Sergio Spaccavento, in quanto ha creduto da subito nell'autodromo e premetto che l'autodromo ha cambiato gestione e proprietà negli ultimi 3 anni dopo un periodo di declino, per cui era importante per noi in questa parentesi di rilancio contare su partner che appoggiassero la nostra attività e devo dire l'Autotrend ci ha creduto sin dall'inizio con una condivisione di valori importanti soprattutto legati al sociale come sicurezza stradale, promozione dello sport ed inclusività. Il mio lavoro mi porta ad essere attento a quelle che sono tutte le tecnologie che le case costruttrici mettono in atto quotidianamente e la presentazione di questa vettura oggi non è altro che la testimonianza del lavoro quotidiano che le case costruttrici portano avanti con l'obiettivo di promuovere una mobilità sempre più sostenibile nel prossimo futuro. La vettura che oggi andremo a presentare la trovo assolutamente interessante, tecnologicamente intelligente, efficiente e assolutamente versatile. Grazie mille Ivan e buon proseguimento. Grazie.